Mostraci la via della vita. Forse è questa oggi la frase che potrebbe fare da slogan al Vangelo di Luca, al racconto dei discepoli di Emmaus che stiamo per leggere. La risurrezione di Gesù è presente in tutte le letture di questa domenica e si sottolinea proprio la presenza di Cristo in modo speciale. Come se l'Evangelista Luca avesse il desiderio di mettere l'ascoltatore, il lettore, come compagno di strada ad uno di quei discepoli che da Gerusalemme vanno ad Emmaus. Ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?" Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?" Domandò loro: "Che cosa?" Gli risposero: "Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere ed in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto." Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?" E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: "Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto." Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture?" Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone." Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Dopo la partecipazione numerosa, la vostra partecipazione tramite l'emittente Teleas, che ha trasmesso in streaming il Triduo Pasquale, la messa sia del lunedì di Pasqua che domenica scorsa, con qualche difficoltà purtroppo, alla chiesetta di Santa Lucia. Torniamo oggi alla normalità, se questa parola può essere accettata. Il Vangelo di questa domenica, la terza di Pasqua, è il Vangelo di Emmaus. Forse l'abbiamo molte volte ascoltato, lo abbiamo a mente. E riguarda il racconto di un cammino di due discepoli di Emmaus, due discepoli che vanno, scusate, ad Emmaus, 11 km circa da Gerusalemme. Di uno conosciamo il nome, Cleopa, l'altro
Forse quei discepoli stanchi, scoraggiati, forse anche arrabbiati, si aspettavano qualcosa di più dal loro maestro, da Gesù, sono l'immagine di noi cristiani. Cleopa ce lo definisce l'Evangelista Luca, l'altro discepolo può essere Domenico, Michele, Giovanni, Maria, eccetera, eccetera. Ciascuno di noi con i suoi pensieri, le difficoltà, le perplessità, la rabbia forse che abbiamo per qualche situazione che dobbiamo vivere e dovremmo forse continuare a vivere, e forse la delusione di un cammino di fede che non ci mostra bene l'immagine di Gesù, l'immagine di Dio. Ci siamo fermati al Venerdì Santo e abbiamo difficoltà a credere che ci sia un percorso di una chiesa, di una mia comunità che è basata sulla fede. Faccio forse già qualche domanda. Quanta delusione c'è nella mia vita? Delusione personali, delusioni forse nate nell'ambito familiare, dal coniuge, dai figli, delusioni che vengono dall'ambito lavorativo. Quali sono i segni di speranza della mia vita? I discepoli di Emmaus avevano il cuore senza speranza, erano abbattuti e incontrano un pellegrino, un altro viandante che fa il finto tondo: ma che è successo a Gerusalemme? Solo tu sei forestiero? E Gesù si mette a spiegare, non facendosi riconoscere, tutto ciò che riguardava il Messia nella Scrittura. Il cammino prosegue, Gesù fa come se deve andare oltre. Molte volte la stanchezza, dicevamo, qualche sentimento che non ci fa stare in piedi, ma ci fa sedere, ci blocca, e dice: Signore, resta con noi, entra, è tardi, non ti abbiamo riconosciuto, vieni, mangi qualcosa. Gesù entra, dice l'Evangelista Luca, per rimanere con loro. L'ospitalità, l'accoglienza è l'occasione per fare quell'incontro, per far scoccare quella scintilla e riconoscere il Signore. Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Lo dà a coloro che prima avevano un cuore lento, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti sul Messia. La lentezza di cuore è una difficoltà nel credere. Questi discepoli avevano forse visto il Venerdì Santo, la crocifissione, avevano visto il corpo di Gesù deposto nel sepolcro e dopo 3 giorni, stiamo parlando del giorno di Pasqua, vedere, capire, credere che le donne avevano detto: guarda che non c'è nel sepolcro, è strano. È una fede che deve nascere, una fede che deve essere feconda, rigogliosa, la fede nel Cristo risorto. La nostra fede, e sottolineo, la nostra fede non si basa sul Cristo crocifisso, ma la mia fede, la fede di ciascuno di noi, si basa su Gesù risorto, vivo oggi, una realtà presente nella nostra vita, anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo e forse dovremmo continuare a vivere. Ma Cristo risorto è presente come Domenico, come Michele che sta davanti a me, come le persone che stanno accanto a noi, in modo misterioso. Gli occhi si aprirono e lo riconobbero. Ma Gesù lascia un sentimento, l'ardore nel cuore, il desiderio che la fede possa rinascere giorno per giorno. Allora si fa la conversione, ne parlavamo in Quaresima. La conversione nel contesto ebraico è la conversione a U, che è completamente vietata. Faccio la conversione a U e torno indietro. I discepoli tornano a Gerusalemme, ma non vanno più con il cuore stanco, sconvolto, sofferente, ma vanno con il cuore colmo di gioia e si fanno apostoli. Annunciano a Maria, agli altri apostoli: anche noi abbiamo visto il Signore.
Questo è il bello della Pasqua, è quella speranza che il Signore risorto mette nel cuore di ciascuno di noi, affinché la nostra vita sia ogni giorno un camminare verso la fede. Vi auguro a tutti una buona domenica, una buona settimana, ma soprattutto, ecco, ci affidiamo anche, stiamo per iniziare il mese di maggio, ci affidiamo a Maria, la donna della libertà, la donna della vita, colei che ha dato al mondo il Salvatore. Buona domenica e di nuovo buona Pasqua.